Eccoci qui, ragazzi, incredibile. Sto parlando lì. Ma perché sto parlando lì? No, no, aspetta. Buonasera, ragazzuoli, e benvenuti su Kaiway TV. Oggi siamo in questa nuova postazione bella, non frontale, laterale, con il ritorno di FIFA sul canale. E oggi siamo con Roma Napoli. Siamo qui per il primo pronostico di FIFA, nuova serie che voglio portare come quella delle top. Quindi, ragazzi, spolliciate subito, ditemi qui sotto nei commenti chi tifate tra Roma e Napoli. Non posso. Si sboccia a Gogo il tavernello. Lasciate nei commenti i marcatori e il vostro pronostico. Chi azzecca il risultato, farò anche un po' sulla mia pagina Facebook che trovate in descrizione. Vince che vince? Vince un Andonio. Vince un saluto da Andonio. Quindi, ragazzi, siamo qui. Roma-Napoli, incredibile, eccezionale. Io uso il Napoli, lui la Roma. Napoli che scenderà in campo con il 4-3-3. Molto probabilmente a tenuta a riposo Strinic e Maggio. Questa volta terrà Isai e Gulam sulle fasce. A centrocampo Jorginho, Zielinski, Amsic, Insigne, Mertens e Kaleon. Il tridente con Mertens che parte titolare. Dai, è la Roma, con chi scende in campo? Dai. 3-4-3, in porta Szczęsny. Beh, insomma, è la Roma, scende in campo col 3-4-2-1, terrà a riposo e Sharawi, Totti e Perotti, e ci siamo. Chi avrà la meglio? Andiamo subito a scoprirlo. Perché mi metto dalla parte del Napoli? Perché deve vincere Napoli? Perché se la Roma vince, sti scherzi, va a meno 4 la Juve, quindi tifo Napoli tutta la vita. Tutto pronto? Roma-Napoli? I used to think that nothing could be better than R3. Lo so. Vai, ok. Oddio, Dzeko. No, fermo. Ma che vuoi fa? Che vuoi fa? Non mi fa parlare male, che sennò mi segnalano per linguaggio scurrile. Ah. Ok. Cercasi. Tiro. Ma che vuoi tirare? Ma faccio mai un attacco a te stesso. Buono, che io FIFA sul canale lo porto da un mese, Cioè, scusa. Partita noiosissima, equilibrio a centrocampo, Napoli che non vuole sbilanciarsi troppo perché la Roma può essere fatale anche dopo il derby che ha perso. Si va giù con Kaleon sulla fascia. Spinge José María. Dopo il gol fatto a Torino, Kaleon va fino in fondo, la butta dentro. E Szczęsny. Oddio, che Szczęsny c'è. Sì, Szczęsny c'è, Dio santo, ha ammazzato. Non c'è più la tempia di quell'altro. Oh my god, che video hanno persi. Oh mio Dio, aglia fallo. Albiol contro la Juve non dato, le polemiche. Si fa subito sentire. Dai, ci vuoi chiudere in difesa? Sei tutto chiuso, alla lavori. Ma che, come fai? Ci tira con Isai. Buonanotte, sì. Oh mio Dio. Dio, cosa ho sbagliato? Esce cosa fuori. Cosa ho sbagliato? Ma perché? Non è possibile una cosa del genere. No, sala centrale, pericolo! La mura, Reina. Però il Napoli c'è, deve tenere perché non può mollare sul secondo posto. Attenzione, Roma pericolosa. Se ne va Mertens. Campo aperto per lui. Cosa va in scivolata, Mertens? Chiudilo. Deve aspettare un inserimento di... Non ci credo, Zielinski. Porca puttana. Ah, davvero? Che cazzo vuoi? Bella, no, per Calle. No. Il cross dentro. No, vabbè, nel secondo tempo si mette Milik tutta la vita. Si tiene fuori Insigne. Secondo tempo. Buonasera, bentornati a tutti. Ma chi è? Chi stai imitando? Nessuno. Il Napoli che prova con la punta centrale ad impensierire un po' Fazio e i difensori. Vediamo un po'. Kaleon gira bene per Zielinski. C'è la sovrapposizione di Gulam. Esce di un niente. Il Napoli abbiamo che ci prova. Abbiamo rischiato qui, ragazzi. Che abbiamo rischiato? Ma che voi? Insomma, andava un popoino più bassa, Ale. Popoino, che è un popoino? Cioè, io solo può avere la sonneria così per un messaggio. La taglia. No. Si avvio di Dio, è chiusa. La partita va avanti, ma qui non si sblocca niente. Attenzione, Salah. Attenzione. Siete delle merde. Torno a fare il cinema a Hollywood. No. No. Reina. E Nengolan. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Una casina da una parte e dall'altra. Vai, ok. Giro palla. Pesante tra le linee. Pesante. L'incuneazione. Ma chi cazzo era lui lì? Scusate. Milik. Ma tira così male. Ah, boh. Ma che è mancino destro, Mili. Aleo. Oh. Ma vaffanculo.
No, non ci vado. Perché? Perché no, è un brutto posto, mi dico. Da Coripoli. Dai, 0-0 non la voglio vedere. Via. Il Napoli non può portare a casa solo un punto da Roma. Deve uscire a bottino pieno. Allora, Zielinski, tra le linee. Tra le linee. Non può. Dai, Fazio, un muro. La Roma che si difende con cuore. Raga, manca un quarto d'ora, sempre 0-0. Madonna santa, cara. Due cambi, entrano El Shaarawy e Rog per provare a scardinare gli equilibri di una partita. Però. E Perotti. E però Perotti. Milik, Arkadiusz. No, ma non è possibile. E invece sì. Ma porca troia. Dai. Non dai. Può regnare l'equilibrio così, eh. Ti giuro ne facciamo un'altra. Davvero? Non sto scherzando. No, manca 10 minuti. No. Aia. Mio Dio, Salah lo deve contenere. Che succede? Oh mio Dio, la Roma che ha provato ad arrembare sul finale per portare a casa i tre punti. Mamma mia, Milik, la deve tenere un po'. Mamma, Milik, però quanto fa schifo a FIFA. Quanto fai schifo, Milik, a FIFA. Lo sai, prova a metterla dentro. Per la testata di... Non ci posso credere, vabbè, dai. Non ci credo. Ma dove vai? Scappi. E credici. Ma non ci credo. Non ci credo. Cross di Caleon. E vabbè, dai, Szczęsny. Non è possibile. Oh, non segneranno mai così. Però chi è? Mertens. Proprio lui. La decide. Ma chi cazzo è che chiama? Ha segnato il Napoli 1-0. Mertens. Sono con Leo. Do a dopo. Ovviamente chiamare sempre mentre registro. Ciao. Tutto vero. Mi hanno chiamato al momento del gol. Era l'arbitro. Si poteva convalidare a Torino. E può andare in contropiede il Napoli. Attenzione, può andare in contropiede Milik. Un cross arretrato. Rovesciata di Milik al 90esimo. Che se ne va. Porca puttana. Quasi per finire. Finisce qui. Finisce qui. Napoli espugna l'Olimpico 1-0. Con chi stava a parlare? Stava a parlare con questo lì. Stava a parlare 1-0. Spero vi sia piaciuta questa serie. Qui è saluta Antonio. Saluta Antonio. Buonasera. Sì, vabbè, è partita la radio. Lasciate like se vi piace questa serie. Se volete vederla anche per le prossime partite importanti, soprattutto per Napoli Real Madrid, se volete vederla lunedì sul canale, spolliciate come dei selvaggi. Tanti commenti con i pronostici. E niente, iscrivetevi se siete ancora iscritti. Cazzo, vi devo dire. Ciao a tutti. Napoli 1-0. Shh.